Francesco Cianci, di ritorno dal primo anno di esperienza in America, hai calcato per tanti anni i campi molisani e non solo, poi hai scelto di intraprendere, di stravolgere anzi la tua vita e di partire per l'America e investire nello studio e nella tua passione per il calcio. Sì, dopo, come hai detto tu, dopo aver giocato per 3-4 anni qui tra Campobasso e l'Olimpia Agnonese in Serie D, ho deciso di prendere al volo questa opportunità grazie a una compagnia chiamata College Life Italia, che mi ha dato questa opportunità, mi hanno visto giocare e mi hanno appunto proposto questa occasione. Io l'ho presa al volo e diciamo che in America c'è l'opportunità, c'è l'occasione per noi ragazzi, studenti, atleti di proseguire sia la nostra carriera calcistica che quella universitaria, che è una grande cosa che in Italia purtroppo ancora non abbiamo. Come è andata allora questa prima esperienza in America per te? Molto bene, diciamo che mi sono trovato inizialmente un po' spesato perché diciamo ho dato un taglio drastico alla mia vita e non sapevo la lingua, però dopo un mese e mezzo diciamo che tutto inizia ad andare nel verso giusto, un'esperienza magnifica che mi ha formato sicuramente e che mi sta formando, è un'occasione che capita poche volte nella vita e veramente sono contento, è andata benissimo e non vedo l'ora di ripartire. So che c'erano alcuni italiani, tu sei uno di questi, c'è chi ha mollato, chi invece come te ha resistito e nonostante la lontananza comunque prosegue in questa avventura che comunque ti ha proiettato anche in un campionato diverso, perché alla fine è un campionato di college americano. Sì, è un campionato molto fisico, un campionato diverso da quello italiano e sicuramente come hai detto tu c'è gente che ha mollato, perché comunque non è facile stare lontano da casa, soprattutto se hai gli affetti qui, hai tutta la famiglia, gli amici, cioè è una grande prova di coraggio. E sicuramente non ti nego che il primo mese ho sofferto anche io, cioè stare lontano da casa, dagli amici, da mia mamma, da mio padre, dai miei fratelli è stata dura, però alla fine è una cosa per il nostro futuro, una cosa per il mio futuro. Allo stesso tempo mi hanno dato l'opportunità di giocare a calcio e di diventare professionista lì e quindi perché no, cioè ho preso subito la palla al balzo e anche se è doloroso, però alla fine è un'esperienza che ne vale la pena. Diciamo che forse un po', non dico solo Campobasso, la tua città, però forse un po' i campi italiani ti sono mancati o meno? I campi italiani sì, mi sono mancati sicuramente perché è un altro tipo di calcio. Diciamo che un calcio in Italia abbiamo un calcio un po' più tecnico, in America abbiamo un calcio un po' più fisico. Quindi allo stesso tempo è dura ambientarsi, però sono esperienze che secondo me si devono fare anche perché fanno da curriculum e soprattutto perché, ti ripeto, in Italia in questo momento dal punto di vista calcistico stiamo vivendo un periodo un po' difficile, un periodo un po' buio, basti pensare anche alla nazionale italiana che non si è qualificata per i mondiali, però allo stesso tempo era giusto secondo me cambiare e prendere questa opportunità anche perché, ti ripeto, l'America da sempre è conosciuta come una terra che dà molte opportunità.